Mamma santa. Oh, Madonna. Mamma santa. Buonasera. Buonasera. Ciao Emanuele, molto piacere. Piacere, Barbara. Emanuele, molto piacere. Viola. E qui abbiamo? Pesca. Dov'è? Pesca, ciao. Pesca a 6 mesi, è con noi da praticamente dal 1 aprile. E un po' monella, perché subito ci ha dato un po' di problemi. Praticamente l'episodio che ci ha fatto un po' preoccupare, perché la bambina, quando la prendeva in braccio, sì, e si è girata 3 volte a pizzicarle il viso. E allora già ha avuto già dei grossi miglioramenti grazie ai vostri video, okay, grazie al video di Tommaso che ci ha proprio salvato. E poi adesso appunto abbiamo detto, con la scusa, vogliamo venire a conoscere lo staff. Ottimo, perché giusto, ve lo meritate, siete in gambissima. Grazie. È vero. Allora vediamo un po' come si lascia toccare, se vengono fuori un po' queste risposte qui, vediamo un pochino che cosa fare. Ok. Ok, quindi la prima cosa che vediamo di pesca, che sicuramente è una cagnolina super socievole. Si avvicina, gli piace stare con le persone, fa sempre così anche fuori in giro. Sì, assolutamente. Una passeggiata durerà mezza giornata. Ciao. Ok, però già vediamo che salta, arriva all'altezza del viso. Sono atteggiamenti che su magari un bambino o magari qualcuno che si piega come ho fatto io, si rischia che magari il cane arriva a mordicchiare anche per sbaglio la faccia. Sono atteggiamenti da tenere un pochino più sotto controllo. Qui vediamo che c'è un'energia incredibile. Pesca, vieni amore, vieni. Mamma santa, vieni, vieni qua, vieni qua. Ok, qui vediamo, per dire, il cane che corre, lo vado a prendere. La prima risposta che la cagnolina mi dà è quella di andare a mordere. Ho solo appoggiato leggermente le mani, perché naturalmente lei in questo momento preferisce correre, e quindi la risposta istintiva è quella di utilizzare il morso. Il cane di 6 mesi naturalmente ha un morso leggero, perché comunque è un cucciolo, però questo atteggiamento qui, se si solidifica, anche un cane di queste dimensioni può naturalmente recare dei danni gravi. Vediamo che più vado a insistere a trattenere il cucciolo, più il cucciolo cerca di liberarsi da questa mia presa. Ok, immaginiamolo una situazione di pericolo dove la mia presa magari va a essere più decisa, perché il cane mi salta giù dal bagagliaio in autogrill. Allora a quel punto che la risposta del cucciolo potrebbe essere molto più pesante. Quindi il cane che gioca mordicchia dai bacini non è un cane che non ha bisogno assolutamente di fare addestramento. Qui abbiamo questa cagnolina che, se non impara naturalmente a comportarsi bene, in famiglia potrebbe creare dei danni e degli attriti non indifferenti. È importante che Pesca sappia che nel momento in cui uno dei suoi proprietari va a manipolarla, ci deve essere un'accettazione, come il bambino accetta di essere preso, trattenuto, lavato dalla mamma. Quindi dovremo sicuramente insegnarle a stare più tranquilla e a accettare anche un po' queste piccole imposizioni. Ok, va bene, grazie mille. Grazie a voi. Vi lasciamo con Andro, ci vediamo presto.